Il maestro del legno Salvatore Anastasi, tra i massimi esponenti viventi della scuola siciliana nel mondo, con alle spalle un ricco bagaglio di opere dal grandissimo valore artistico, tra le quali si ricordano la decorazione monumentale dell'altare di San Giuseppe per la chiesa matrice San Nicola di Saponara, darà il proprio tributo volontario alla città di Messina. Si svolgerà domani, infatti, a Largo San Giacomo la prima riqualificazione artistica di un tronco mozzato a seguito del piano abbattimento alberi a rischio schianto. Rinascere albero, la seconda vita di un tronco, è il nome dell'iniziativa promossa dal gruppo Puliamo Messina, attuale adottatore dell'area archeologica alle spalle del Duomo, e da ora Design, start-up che crea arredi d'arte e design con materiali di post-consumo. Il progetto di dare nuova vita alla fine innaturale di un albero abbattuto, sfruttando le enormi potenzialità della materia lignea, fa collocare Messina al primo posto come realtà nel meridione e al secondo posto dopo Roma a livello nazionale. La scultura, incisa sul legno dal maestro Anastasi, vestirà il tronco di una ritrovata bellezza, trovando ispirazione dal mito di Colapesce, la cui metamorfosi è inoltre un chiaro sillogismo con la rinascita del tronco stesso. La realizzazione dell'opera sarà accompagnata musicalmente dall'artista Francesca Saffioti. L'evento aspira ad essere un'accattivante attrattiva turistica per i circa 5 milioni di croceristi previsti per domani mattina.